Però, insomma, io penso che in Coppa Italia possa tornare a dire la sua fino all'ultimo e penso che possa finalmente tornare in Europa e dire pure là la sua fino all'ultimo con una squadra così che sta trovando rinforzi continui e rinforzi, secondo me, poi personalmente anche di spessore, ecco. Sì, bene, io direi di andare così alla seconda pausa musicale del pomeriggio, così poi ci butteremo a capofitto sulle squadre romane che, come abbiamo visto, insomma, ci danno motivo di discutere perché, come abbiamo sentito, le trattative di mercato sono tante, anche se poi le notizie non sono sempre buone, come abbiamo sentito da Salvatore Ciotta, ma insomma, come abbiamo visto da quello che abbiamo letto, non solo di Nainggolan. Ci lasciamo quindi con i Codaline, High Hopes, e ci risentiamo tra qualche minuto dopo. Broken bottles in the hotel lobby. Seems to me like I'm just scared of never feeling it again. But I know it's crazy to believe in silly things. But it's not that easy. I remember it now, it takes me back to when it all first started. But I've only got myself to blame for it, and I accept it now. It's time to let it go, go out and start again. But it's not that easy. But I've got mirándote,
bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, 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 sube. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Alle 18:23 ritorniamo in studio Radio Sport Paper. Abbiamo passato insieme la prima ora di diretta, ce ne sarà la seconda fino alle 19:30. Da parlare ancora delle romane, adesso lo faremo, ma anche del Napoli, poi ci sarà anche la nazionale, infine anche faremo un salto per il Tour de France che comincerà proprio domani, sabato 1 luglio. Ma noi appunto adesso cominciamo a parlare delle romane, in particolare cominciamo dai giallorossi, argomento che abbiamo già toccato prima, visto che abbiamo parlato di calcio mercato. E in apertura diamo una notizia non bella, ma questo venerdì 30 giugno non è foriero di notizie positive per i colori giallorossi, perché appunto Karsdorp ha dei problemi al menisco. Non dovrebbero essere comunque gravi problemi, infatti sempre dal sito di Sport Paper si dice che il terzino appena arrivato nella capitale dovrebbe tornare disponibile in circa 2-3 settimane, perché appunto sarà una semplice pulizia del ginocchio in programma da tempo, quindi non ci dovrebbero essere complicazioni. Matteo, è un terzino che ti convince, almeno questa linea di Monchi, di andare a prendere giocatori giovani, magari poco conosciuti, che però possono subito dare il loro contributo? Guarda, Monchi sta lavorando molto nelle aree divise tra PSV insomma e Feyenoord, e quindi penso che stia, tra le altre cose, io credevo fossero insomma fossero delle istanze più sue che di Francesco, invece sembrerebbe che sia stato proprio il nuovo mister della Roma a chiedere questi giocatori. E questo mi fa molto piacere, perché uno dei problemi che ci fu tra Sabatini, prima Garzia, poi Spalletti, era proprio questo, cioè il poco dialogo tra il DS e il mister. In questo caso spero che Di Francesco sappia quello che sta facendo. Sicuramente Monchi gli sta rimediando i giocatori a un prezzo più che onesto, perché Hector Moreno a 5 milioni, Karsdorp mi pare a 13 più 3 di bonus,
e penso che sia un giovane che abbia, insomma, dei, come dire, un futuro abbastanza roseo. A me non dispiacciono, devo dire, come giocatori. Spero che poi, chiaramente, li dobbiamo ancora vedere in un contesto sia italiano sia europeo, quindi spero che poi si dimostrino all'altezza. Su Karsdorp poi si è parlato del problema al menisco, ma in realtà è una semplice pulizia della quale la Roma già conosceva, insomma, l'esistenza. Quindi starà fuori per due o tre settimane, come leggo da sportpaper.it. Però poi si unirà al gruppo per la tournée americana, quindi tutto in regola. Tutto non pregiudica neanche la preparazione, che è sempre molto importante, soprattutto in caso di nuovo arrivo, perché appunto bisogna conoscere i compagni, la nuova squadra, il nuovo ambiente. Inoltre sembrerebbe ci sia una cessione per quanto riguarda i terzini, perché si fa sempre più forte il pressing del Napoli su Mario Rui, e Monchi sembrerebbe intenzionato a non cederlo per meno di 14-15 milioni. Quindi praticamente sarebbe rifatto dell'acquisto di Karsdorp. Io su Mario Rui, come dire, ma Mario Rui noi non l'abbiamo visto praticamente giocare, l'abbiamo visto pochissime volte. È un giocatore, secondo me, con dei punti deboli, alcuni punti di forza, però pienamente nella media. Spero che con Karsdorp sicuramente punti, come dire, vai a scommettere, no? Cioè, come potenzialità, potenzialmente essere... è più forte, secondo me. Però attualmente Mario Rui tu l'hai già visto giocare in campionato, mentre Karsdorp chiaramente in campionato in Serie A no, e quindi questo forse è il punto interrogativo più grande. Sì, anche perché poi Mario Rui, ecco, fortemente voluto da Sarri, che sappiamo bene quanto spesso rimanga affezionato. Un feticismo per lei, per i suoi ex giocatori in generale. Giocatori, esatto. E quindi appunto invece, passando sempre agli acquisti della Roma, sempre andiamo sul sito di Sportpaper, perché viene detto per Gonalon è fatta, arrivano anche delle conferme più ufficiali, manca ancora, diciamo, il comunicato ufficiale della società, però come riporta anche il nostro sito di Radio Sportpaper e anche il presidente dell'Olympique Lione nel corso della conferenza stampa di presentazione di Ferlan Mendy, nuovo acquisto dell'OL, ha dichiarato che Maxime è venuto questa mattina per firmare la conclusione del contratto, abbiamo una con la Roma, ci lasciamo in buoni rapporti. Quindi Matteo, sembra veramente tutto fatto, sembra che manchino appunto solamente le visite mediche e poi successivamente la firma. Beh, Gonalons, bel giocatore che purtroppo i tifosi della Roma hanno imparato a conoscere nella partita di Europa League, sia andata sia al ritorno. È un giocatore, insomma, dalle grandi dalle grandi potenzialità, ma più che potenzialità direi proprio dallo spessore tecnico abbastanza buono, e che potrebbe risultare molto utile anche alternandosi con Strootman o con De Rossi. Uno dei problemi che questa Roma ha avuto nella scorsa stagione è stato proprio questo, insomma, che Strootman è arrivato senza fiato all'ultima di campionato. Quindi io penso che ricreare un centrocampo, ma in parte anche una difesa su cui tu puoi puntare, puoi puntare dal titolare fino all'ultima riserva, sia importante, un po' calcando quello che ha fatto il Napoli, che di 7 centrocampisti che ha, tutti e 7 sono degni, insomma, di stare in campo, per quanto, insomma, credo io, per quanto riesco a valutare io. Detto questo, io penso, e lancio qua la cosa, insomma, io penso che a Lione ci sia anche la risposta per sostituire Salah, perché Lione ha ottimi giocatori di velocità, di tecnica, e penso che uno tra Valbuena, Fekir e Lacazette, chiaramente sono giocatori dai quali tu devi andare chiaramente con una 24 ore piena di soldi, perché chiaramente non te li regalano. E soprattutto il Lione non è una squadra che, insomma, ha un mercato molto costoso, un po' come il Porto. Assolutamente sì, ma d'altronde se parliamo di Valbuena è un po' diverso. Ma se parliamo di Fekir penso che sia un prospetto ottimo, e quindi penso che almeno di 50 milioni. Giocatori giovani, anche la casetta è molto giovane, Fekir, insomma. Però ecco, io penso che là, se davvero si vuole costruire
qualcosa di grande, è là che bisogna pensare di andare a pescare o quantomeno tastare il terreno. Non so se Monchi lo stia già facendo, se abbia in mente altri giocatori. Sicuramente, ecco, preferirei un Fekir o un Lacazette piuttosto che un Bernardeschi o un Berardi, di cui si fanno i nomi in questi giorni, ma credo non per, come dire, non per il giocatore in sé.